Grazie, ma sono io che ringrazio l'assessore Baroncini e anche il sindaco del Comune di Ravenna per l'organizzazione, non solo per l'ospitalità, perché è stata più di un'ospitalità, è stata proprio una collaborazione alla realizzazione di questa iniziativa. Quindi veramente siamo molto, molto contenti, perché diciamo, sono vari motivi per cui abbiamo scelto Ravenna per questo convegno. Li ha elencati quasi tutti l'assessore e diciamo, quello che più ci ha spinto è una riflessione attorno a questo regolamento che il Comune di Ravenna ha fatto. Tra poco entreremo nel merito. Quindi spero veramente incarnare solo in oggetti puntuali.
lì monumentale significa portatore di memoria. E allora la memoria è la facoltà dell'uomo, è la nostra facoltà, non tanto di ricordare mnemonicamente, riportare alla mente i fatti del passato, ma di selezionare i fatti del passato, quelli che hanno importanza, significato e rilevanza. E quindi gli alberi sono dei monumenti proprio perché per la loro storia, per le funzioni che hanno avuto, ci parlano del nostro rapporto con la natura e non solo del nostro oggi incarnato in questo momento storico, ma anche di quello che è stato nel passato. Quindi sono, in questo senso sono dei testimoni gli alberi che ci raccontano di come è evoluto il nostro rapporto, penso che le relazioni di dopo lo metteranno in evidenza, quindi è un rapporto che si è, che è in continua evoluzione, che passa da, dal rapporto di tipo produttivo, ma simbolico, identitario e anche ambientale ovviamente. Quindi gli alberi monumentali non sono gli alberi belli, quelli notevoli, e non sono quegli alberi che fortunatamente si sono salvati, fortunatamente o per effetto di una normativa. Quindi non sono gli scappati alle dinamiche di trasformazione che tutto hanno distrutto. Se noi li consideriamo come dei superstiti da musealizzare, quindi da tenere, diciamo, come appunto delle, in una riserva indiana, noi creiamo una distanza con gli alberi e quindi con la natura, per cui affermiamo che tutto ciò che non è monumentale o protetto o vincolato da manovra si può tranquillamente distruggere. Haskell, nel suo libro famoso Il fatto degli alberi, penso che questa sia una data di esperti, quindi questo libro l'avete probabilmente letto, dice provocatoriamente che le aree protette sono il corollario delle discariche industriali, perché tutto ciò che è fuori da ciò che è protetto può essere tranquillamente inquinato. Nel titolo subito come prima parola, la parola etica. Etica per noi, in questo senso, in questa declinazione, vuole significare che l'essere umano non abita fuori dalla natura, non è altro rispetto alla natura. Noi siamo la natura, anche quando trasformiamo la natura, anche quando la modifichiamo, anche quando urbanizziamo, e non solo quando rimpostiamo, facciamo delle politiche a favore della natura, noi siamo comunque dentro la natura e questa è l'etica che ci deve guidare. Quindi più che un'etica forse è un'infrastruttura etica, come ci insegnano i filosofi, cioè è quella serie, quel modo di vedere che guida ogni nostra azione, che ci permette, che rende le nostre azioni effettivamente efficaci, cioè portatrici di valore. E qui il secondo termine comunque cura, perché prendersi cura degli alberi e della natura urbana, questo vale anche per quella extraurbana, però diciamo è più sfidante in un certo senso parlare della natura urbana, perché quella che abbiamo sotto gli occhi ogni minuto e che viviamo ogni minuto della nostra esistenza. Allora prendersi cura lo dobbiamo fare non perché altrimenti la regione non ci dà i contributi o perché il sindaco non ci fa la comunità, ma perché noi stiamo parlando di noi stessi. E allora il regolamento del comune di Ravenna, che è ovviamente un regolamento, quindi se lo leggete è prescrittivo, questo si può fare, questo non si può fare, però nell'introduzione ma anche all'interno, quasi all'inizio di ogni capitolo, c'è uno sforzo di spiegare perché quelle regole, perché è importante non prendersi cura. E poi il regolamento è unico, quindi tratta le aree giochi dove vanno i cani fino agli alberi protetti, proprio per questa visione che noi siamo la natura e non c'è una natura di serie A dove si butta da quale si fanno i convegni, e poi c'è una natura di serie B che è quella della vita quotidiana, e poi c'è una natura di serie C che si può tranquillamente, di cui si può tranquillamente fare a meno. E quindi anche i patti di collaborazione sui beni comuni di cui parlava il sindaco vanno esattamente in questa direzione, cioè il tenere sempre a mente il perché ci comportiamo in un certo modo. E poi la terza parola
che sono necessari ovviamente, che noi riusciamo a ottenere dei risultati, cioè non è dietro l'artisanale edizione della legge regionale di salvaguardia degli alberi di pregio e monumentali. Se queste misure non si collocano all'interno di un contesto culturale, che è quello che così sinteticamente ho cercato di dire, che passa quindi attraverso i significati e le relazioni che questi, che la natura urbana ha con e per le comunità, i nostri alberi protetti diventano solo un passatempo per il passatempo amministrativo, per i funzionari comunali e per quelli regionali che stanno lì a passare le carte, ma poi alla fine i risultati che si producono sono veramente scarsi. Noi vorremmo invece che gli alberi rimanessero il centro di una vita comunitaria, una vita comunitaria che è fatta di uomini, di altri esseri viventi, perché gli alberi sono dei connettori che tengono insieme l'essere vivente uomo con tutti gli altri esseri viventi, per tutta la vita che avviene sopra, attorno, dentro, poi gli esperti ce lo diranno meglio gli alberi. E quindi gli alberi sono esseri che sono il risultato di una fittissima rete e di intreccio di relazioni. E quindi diciamo questo è il senso di questa giornata di oggi. Nella cartellina ovviamente trovate anche la raccolta delle norme, perché poi noi siamo pubblica amministrazione, la